Signori, benvenuti a un video di Miseba, come sempre signore Mattonietto, ci torniamo a parlare di animali e oggi andremo a vedere 10 animali che sono veramente particolari, unici, sono particolarmente strani, perché è un pochino più veterano del mio canale, so già che ho portato in passato un altro video simile a questo qua e oggi ve lo ripropongo con altri 10 animali diversi che sono altrettanto strani. Detto questo, io non mi perdo in troppe spiegazioni e partiamo subito con il video. Posizione numero 10 per la sola piedi azzurri, uccello diffuso in Ecuador e nelle isole delle Galapagos. Ama le costiere e le isole rocciose. Si nutre esclusivamente di pesce. Uccello dall'aspetto sì particolare, ma neanche poi così tanto. Per questo l'ho inserito al decimo posto. Posizione numero 9 per gli Xenodermus. Da sempre richiamano i draghi delle fiabe come animali di pura fantasia. Bene, ciò non vale per gli Xenodermus, un genere di serpenti poco conosciuti e molto rari da avvistare, anche in natura, su cui si sa spaventosamente poco. Questi serpenti replicano in tutto e per tutto nell'aspetto a dei veri e propri draghi. L'ottavo posto se lo aggiudica il Macropinna, un pesce che di certo non lascia indifferenti, sembrando quasi uscito da qualche strano laboratorio. La sua particolarità risiede nella testa, completamente trasparente a tal punto che lascia intravedere sia i bulbi oculari che parte del suo cervello. Ok, saliamo sempre più in su nella classifica con il coleottero giraffa, l'elemento che spicca è senza dubbio il lungo collo che caratterizza la specie, usato dai maschi durante le lotte. La vita è molto scarsa, come quella di tutti i coleotteri in generale. In sesta posizione ritroviamo la tartaruga del Mary River. Abbiamo già visto in passato altre tartarughe alquanto strane. Questa, originaria dell'Australia, può stare fino a 3 giorni sott'acqua. E la caratteristica peculiare della specie sono le alghe che gli crescono su tutto il carapace e sulla testa. Nella top 5 ritroviamo un animale molto raro, ma altrettanto bello, che purtroppo so già che pochi di voi conosceranno. E sto parlando della spettacolare volpe di fuoco. Di questi animali purtroppo ne rimangono solo 2500 esemplari viventi nelle foreste del Nepal, Bhutan, Birmania e Cina. È molto timida e non si fa avvicinare tanto facilmente dagli esseri umani. È meglio così, credetemi, lasciamola in pace. E giustamente, dopo la volpe di fuoco, come non parlarvi e come non mostrarvi la bellissima lumaca di fuoco? Artropode dall'aspetto molto particolare, anch'essa molto rara ed altrettanto costosa. È diventata famosa sui social per il suo aspetto. È originaria della Malesia. E se per caso vi dovesse capitare di trovarla in vendita e comunque in commercio, evitate di comprarla, in quanto sulla sua cura non si sa niente e pare che l'allevamento in cattività di questa specie porti sempre esclusivamente alla morte certa dell'esemplare nell'arco di pochissimo tempo. Ok ragazzi, il gradino più basso del podio se lo aggiudica il serpente dai tentacoli. Non è un serpente pericoloso per l'uomo, anche se tuttavia è un serpente che possiede comunque un veleno. Ed è una specie quasi esclusivamente acquatica. Il Tenrex striato di pianura è endemico del Madagascar. Raggiunge i 20 cm di lunghezza e può pesare fino a 280 grammi. Principalmente insettivoro, il suo aspetto è decisamente alquanto particolare, tanto che questo qua non lo conoscevo nemmeno io, ragazzi, quindi dubito voi. Anche su questo animale qua si sa veramente poco e niente sulla cura,
e su come possa vivere in natura. Ok, prima posizione di questa top vede come protagonista la Toxodera integrifolia. Il genere Toxodera è un genere di mantidi molto particolari. Tra tutte le specie conosciute, quella più particolare è la Toxodera integrifolia. È una mantide molto rara da avvistare anche in natura, tant'è che infatti su di lei si sa praticamente niente, se no che sia per i colori che per la struttura del corpo risulta apparire davvero davvero particolare, ma altrettanto bella. Questa mantide è chiamata anche comunemente con il nome di mantide drago. Detto questo, come sempre io vi invito ad iscrivervi al canale se il video vi è piaciuto, se vi interessa l'argomento. Noi come sempre ci ribecchiamo ad un prossimo video da Mr. Bug e tutto. Bella ragazzi!